Le radio chiedono aiuto, le emittenti locali sono un mezzo di informazione che va sostenuto, convegno con il ministro Romani. Rapporto, c'è crisi nel comparto immobiliare, nel settore edile si lamenta da parte degli imprenditori l'ingresso di piccoli operatori privi di professionalità. Fincantieri, l'agitazione continua, preoccupazione per il piano di ristrutturazione dell'azienda, i lavoratori rispondono con dure manifestazioni in diverse città. Milano, Pisapia va in procura, un esposto per diffamazione nei confronti dei militanti avversari. Milano, Moratti continua il giro istituzionale, ieri ha incontrato i vertici del CONI all'Arena. Ben ritrovati gentili telespettatori con questa edizione del nostro telegiornale, avete sentito dai titoli le emittenti radiofoniche locali e quelle raccolte in syndication di radio locali rappresentano senza dubbio una fonte importante di informazione, intrattenimento e di contatto diretto con i cittadini nel contesto più ampio dei media italiani e come tali costituiscono un mezzo di comunicazione capillare, perciò vanno sostenuti e devono essere appunto aiutati. L'argomento è stato trattato nel convegno Arenanti Corallo, presente anche il ministro Romani. L'unica alternativa è trovare dei meccanismi di consorzio, trovare dei rimborsi di carattere economico, trovare dei processi di semplificazione che consenta a tutti coloro che oggi trasmettono di trasmettere, ma questo è garantito. Il problema vero è capire se tutti coloro in campo televisivo, le 600 emittenti locali quante sono oggi in grado di trasmettere 3.600 programmi digitali. C'è un problema di LCN, c'è un problema di offerta televisiva al pubblico, c'è un problema di far capire a tutti come si può trasformare e si sta trasformando l'offerta televisiva locale. Attorno a questa soluzione che condivideremo con le associazioni, a mio avviso troveremo un percorso che ci consenta di migliorare la situazione di oggi. Le risorse non possono essere una mano morta, non ci può essere una mano morta delle frequenze. Le risorse vanno utilizzate, il passaggio al digitale offre un'opportunità straordinaria perché offre 6 programmi al posto di uno. Chi sarà capace di valorizzare questa opportunità si affermerà e si consoliderà. Chi invece andrà avanti con lo sguardo nello specchietto retrovisore guardando al passato non andrà molto lontano. Senta, Cicchitto oggi ha detto che lei non è più garante perché fa delle valutazioni di tipo politico della sua autorità. Io non faccio valutazioni di tipo politico, neanche rispondendo all'onorevole Cicchitto. Noi rispondiamo con i nostri provvedimenti, con la motivazione dei nostri provvedimenti. Oggi ha detto che la nostra è stata una valutazione esclusivamente giuridica, basata su un'analisi giuridica. In Italia forse è più facile fare leggi, e il gran numero di leggi lo dimostra, ne abbiamo circa 30-40 volte in più di paesi come la Francia, la Gran Bretagna, la Germania, e invece poi dell'applicazione non ci si preoccupa tanto, si dà per scontato che si applicheranno in qualche misura, in qualche modo. No, l'applicazione va fatta, non dico in maniera esigente, no, questo no, ma nemmeno in maniera elusiva. Una delle grandi temi è anche che verremo trattati qui, la regolamentazione della parte della web TV che appunto vi concerne. Sì, noi abbiamo fatto una proposta che è stata apprezzata in tutto il mondo, addirittura nel congresso degli Stati Uniti è la proposta che viene tenuta a raffronto di quella che è all'esame del congresso, apprezzata in Gran Bretagna, apprezzata in Olanda, apprezzata in Germania, è comunque ancora aperta perché l'abbiamo messa a consultazione pubblica, siamo pronti a recepire ogni utile suggerimento. Avviso finale di Confindustria di fronte ad una politica che non fa della crescita il primo tema in agenda perché pensa ad altro ed è il presidente Marcegaglia a fare questo discorso nell'assemblea annuale presente il capo dello Stato Napolitano. Sono i numeri, non le lamentele degli industriali a testimoniare che quelle alle nostre spalle sono anni perduti e poi lancia un avviso. In un momento così, aggiunge appunto Marcegaglia, noi saremo pronti a batterci per l'Italia anche fuori dalle nostre imprese, con tutta la nostra energia, con tutta la nostra passione e con tutto il nostro coraggio. E ritorniamo sull'argomento per vedere un comparto specifico che si trova nella crisi, Confindustria pubblica, quindi anche i dati sul settore edile, in particolare nella provincia di Padova si segnala la crisi nel settore immobiliare con l'entrata in piazza di piccoli imprenditori ma privi di professionalità. Al prossimo vertice degli industriali appunto ci sarà un discorso di questo tipo, ma intanto vediamo il servizio.
Meno 5% di transizioni rispetto al 2010 per il mercato immobiliare, già segnato da un forte andamento negativo del settore, dovuto alla scarsa accessibilità delle famiglie ai mutui bancari. Altro dato preoccupante si riscontra nell'occupazione. Nel 2009 la provincia di Padova ha già perso 900 posti di lavoro nel settore edile. In gran parte questi, questi lavoratori se ne sono tornati nei propri paesi di origine e una parte ha aperto delle partite IVA, cioè sono entrati dei piccoli operatori. Questo ha creato ulteriori problemi in quanto sono entrati nel mercato nostro gente che non era preparata, che non sono professionali e quindi che non va a vantaggio della sicurezza dei posti, nei posti di lavoro, non va a vantaggio della professionalità che noi proclamiamo sempre e della qualità del nostro lavoro. Venerdì ci sarà il vertice degli industriali a Treviso, un incontro con l'obiettivo di sottolineare la centralità dell'impresa, lasciata allo sbando in un periodo in cui politica e paese sono impegnati a pensare ad altro. La politica ci deve ascoltare di più, ci deve ascoltare molto di più, in quanto noi siamo la forza trainante del paese. Senza di noi il paese va in default. Quindi ci devono ascoltare, devono sentire le nostre esigenze, devono metterci in condizioni di poter operare in quanto siamo imprenditori e vogliamo che l'Italia, un'Italia in crescita, un'Italia che faccia la sua parte nel mondo economico. Prosegue la protesta alla Fincantieri, un nuovo presidio è stato organizzato all'interno del comune di Castellammare di Stabia, a Palermo. Gli operai hanno bloccato tutti gli accessi alla circonvallazione. Lo stato di agitazione prosegue anche a Genova, assemblea e sciopero di 2 ore nella sala mensa, poi a Porto Marghera. Secondo il sindacato, il piano industriale dell'azienda crea molta preoccupazione e va ripensato, ma vediamolo insieme con il servizio. Quindi voglio, noi abbiamo più politici locali, ci abbiamo fatto capire che noi siamo gente che competiamo pure che i cinesi, non ci teniamo a re, stanno a pari perché noi teniamo senza appartenenza alla fabbrica. Allora, noi che facciamo? Quando torniamo a casa, ci combattiamo e gli abbiamo più a chi si caia, andiamo a stare in mezzo a noi. Era iniziato così il pomeriggio dei lavoratori Fincantieri in corteo a Roma davanti alla sede di Confindustria per conoscere l'esito del piano industriale presentato dall'amministratore delegato Giuseppe Bono per salvare l'azienda. Una soluzione che si è rivelata una beffa, un danno, un dramma per lo stabilimento stabiese. Nessuna riconversione, come si diceva in un primo momento, piuttosto la chiusura definitiva del cantiere di via Brin e il licenziamento di tutte le unità lavorative, oltre 600 senza contare gli operai dell'indotto. La decisione ha scatenato caos e provocato le reazioni fin dalla capitale. Le proteste poi sono continuate anche a Castellammare, dove alle 20 sono arrivati 7 pullman con i quali gli oltre 300 dipendenti hanno affrontato la trasferta romana e la tensione è subito salita. Stanno parlando, che so, nessuno che dire, non è possibile, perché se incomincio a parlare di essere sposati, significa che sto entrando nel merito, sto facendo il gioco loro, la Campania non può permettere di chiudere un cantiere, siamo l'unico territorio. Poi il trasferimento a Palazzo Farnese, occupato il municipio per l'intera notte dopo la guerriglia tra maestranze e poliziotti, durante la quale gli operai sono entrati con la forza all'interno degli uffici fino ad asserragliarsi nella stanza del sindaco Luigi Bobbio. Lo hanno dimostrato esponendo una bandiera dal balcone della Camera del Primo Cittadino. Secondo alcune fonti sarebbero stati provocati anche danni all'interno della casa municipale. Poi la tensione però si è stemperata con il passare delle ore. Ma la battaglia non si ferma e mentre i sindacati annunciano che si faranno sentire il prossimo 6 giugno, quando ci sarà l'incontro con il governo, gli operai continuano a far sentire la propria voce e giurano lo faranno ad oltranza. Una trentina di ordinanze di custodia cautelare e una cinquantina di perquisizioni domiciliari sono state eseguite dai carabinieri in Emilia-Romagna, in Calabria, nel Veneto, nei confronti di gang calabresi collegate alle consorterie
dell''Ndrangheta e finalizzate al traffico di stupefacenti. Le operazioni hanno impegnato oltre 250 militari dei comandi delle tre regioni. Torniamo a Milano con Giuliano Pisapia, che si è incontrato con i sindacati CISL, dove ha parlato di welfare, lavoro, rendendo noto il proprio esposto anche alla procura per la campagna diffamatoria che si sta organizzando contro la sua candidatura. Ma vediamo il tutto nel servizio. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di diffamazione dopo l'esposto presentato dai legali del candidato a sindaco del centrosinistra Giuliano Pisapia, in cui denuncia azioni orchestrate deliberatamente per screditarlo. Pisapia ne ha parlato a margine di un incontro con i delegati della CISL di Milano. Falsi zingari che vanno in giro in metropolitana, sui tram, nei quartieri, con distintivi o segni distintivi della mia propaganda elettorale, quali fossero miei volontari, che dicono cose assolutamente false sul mio programma proprio in relazione ai campi Rom. Ci sono poi finti operai che vanno nei cantieri e fanno finta di prendere le misure e poi danno volantini in cui dicono nel quartiere che lì si farà la più grande moschea d'Europa. Episodi di questo genere, la cui gravità è assolutamente incredibile e che non possono essere derivare da iniziative personali. Dietro c'è una regia, c'è una strategia e c'è quella di cercare di infangare la mia immagine, ma quello che più mi preme è di infangare la coalizione, il mio programma e il futuro nostro di Milano, perché Milano sarà diversa da quello che si dice nel cartellone centrodestra, Milano sarà quella che è presente nel mio programma elettorale che tutti possono leggere. Torniamo a Milano ancora una volta e ancora una volta per trattare di ballottaggi. Letizia Moratti, nonostante la campagna per il ballottaggio del Comune di Milano, comunque si dedica alle sue attività istituzionali. Il servizio che vedrete è relativo alla visita fatta all'Arena Civica in occasione di un appuntamento con giovani studenti impegnati in una manifestazione sportiva. È stata l'occasione per incontrare i vertici del CONI. Il sindaco uscente candidato del centrodestra alle prossime comunali, Letizia Moratti, è stata accolta all'Arena Civica di Milano da cori inneggianti a Pisapia, cantati dagli studenti delle scuole medie Moscati, Mameli e Monviso di zona Sempione, impegnati in una manifestazione sportiva. Il primo cittadino ha incontrato i vertici provinciali del CONI e parlando con i cronisti ha sottolineato l'importanza del legame sport, associazioni e giovani. Ha preferito però non rispondere a domande sulla campagna elettorale. Tutte le associazioni diffuse sul territorio che sono preziosissime per uno sport che nella nostra città sicuramente è uno sport che vede il grande sport, ma è soprattutto importante per uno sport incentrato sulla famiglia, i ragazzi, i giovani, perché possono crescere sani, possono crescere con la capacità di stare in squadra, di saper vincere, di saper perdere, ma uno sport per ragazzi sani e ragazzi che possono anche attraverso lo sport trovare delle motivazioni, che magari attraverso lo sport possano ritrovare magari quelle motivazioni che hanno perso. Quindi lo sport anche come aggancio a un recupero di ragazzi che sono in questo momento magari in disagio, in difficoltà. Possiamo chiudere qui questa edizione del nostro telegiornale. Domani cielo nuvoloso con pioggia sui nostri comuni e temperature in diminuzione. Vi ricordo, il nostro sito è estenews.it. Grazie e arrivederci.